Ben ritrovati. Forse non vi hanno detto la verità, anzi c'è un interesse da parte di certi signori a farvi credere esattamente il contrario di ciò che è realmente. Anche il caso più celebre dei rapimenti cosiddetti alieni, quello di Travis Walton, è ben diverso da come viene riferito su molti siti internet e nel film Bagliori nel buio. Nella versione cinematografica lui verrebbe rapito. Vede cadaveri di esseri umani, alieni mostruosi e cannibali da cui sfugge per miracolo. È tutto falso. La versione ufficiale di Travis riferisce invece che lui, mettendosi sotto il fascio di luce del disco volante, era rimasto ferito. Gli alieni lo avevano portato a bordo e curato. Lui, non avendo capito che lo stavano aiutando, aveva anche aggredito un membro dell'equipaggio, ignorando trattarsi di un droide. Quando vagando nell'astronave giunse finalmente al cospetto dei veri occupanti, rimase sorpreso dallo scoprire che erano uomini e donne in tuta azzurra, slanciati di bell'aspetto. Costoro gli mostrarono la terra e, senza fargli del male, nonostante lui li avesse aggrediti, lo lasciarono guarito e libero. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Il 25 febbraio del 1942, la cui somma numerologica è 7, un'immensa astronave circondata da velivoli più piccoli sorvolò l'area di Los Angeles. L'esercito statunitense provò invano ad abbatterla con migliaia di proiettili sparati da artiglieria pesante, ma i colpi esplodevano contro una sorta di misibile schermo difensivo. Anziché rispondere al fuoco, vendicandosi dell'ingiusto attacco subito che mirava chiaramente ad ucciderli, abbattendoli, i membri del misterioso equipaggio proseguirono il loro viaggio, sparendo esattamente come erano apparsi, in direzione dell'Oceano Pacifico. In verità, vi sono cronache ed annali che riportano testimonianze di aeronavi sull'area dell'attuale Los Angeles in tempi in cui gli aeroplani non erano stati neppure ancora inventati. Il motivo per cui questi avvistamenti si concentrano sulla California risiede nelle profondità marine. Se infatti osservate foto da satellite in grado di ritrarre i fondali che costeggiano tale area, noterete lunghi tunnel dall'ampiezza di 1,5 km, la cui lunghezza, costanza e deviazioni sono tali da far pensare trattarsi di strutture artificiali, ossia costruite da forme di vita intelligente e non conseguenza di fenomeni naturali. Sempre per coincidenza, costruzioni simili sono presenti anche su Marte. Ma non è tutto. Di recente sono stati individuati alcuni oggetti discoidali grandi come un campo da calcio, adagiati sui fondali antistanti la zona degli storici avvistamenti. Ciò che importa non è ammettere o meno l'esistenza degli alieni, ma capire che se fossero realmente presenti su questo pianeta da tempi antichissimi, come si poteva del resto già intuire leggendo in modo corretto i testi sacri di qualsiasi religione terrestre, di sicuro non hanno intenzioni ostili. Perché se si fosse voluta annientare l'umanità, sarebbe bastato far cadere sugli oceani oggetti la cui velocità di impatto liberi energia sufficiente a produrre onde alte circa 1 miliardo di metri, la cui velocità, in pochi secondi, ucciderebbe almeno 3 miliardi della popolazione che vive lungo le coste. I restanti 4 miliardi potrebbero essere trucidati sganciando gli stessi oggetti sulla terraferma. Infatti, l'impatto devasterebbe la restante parte della civiltà umana, generando esplosioni simili ad armi nucleari, ma senza la ricaduta radioattiva. Quindi il pianeta sarebbe comunque abitabile. I pochi sopravvissuti verrebbero sterminati ricorrendo a virus e nanomacchine realizzati appositamente per disgregare il DNA umano. Non usando armi nucleari e colpendo all'improvviso, la razza umana sarebbe oggi estinta e il pianeta, lo ripeto, comunque abitabile. Nessuna forma di difesa anche oggi sarebbe possibile, perché basta un impulso elettromagnetico a distruggere qualsiasi apparecchiatura umana in grado di lanciare missili o comunicare. Internet, computer, auto, aerei, luce e quant'altro sparirebbero in un attimo. Se gli alieni esistono e sono presenti, state quindi pur certi che non si è mai avuta alcuna intenzione di farvi del male, semmai quella di aiutare il genere umano ad evolversi, prima che la stoltezza di alcuni di loro li porti all'autodistruzione.
Prendete pure quanto vi ho detto al pari di una fiaba, ma riflettete sulla sua morale, così che, qualora un giorno la presenza aliena si dimostri non solo reale, ma storica, si saprà accettarlo in modo maturo, consentendo al genere umano di abbandonare l'attuale fase adolescenziale per divenire finalmente una civiltà matura e responsabile. E un buon inizio sarebbe dimostrare di aver realmente capito cosa da anni intendo con la frase «Migliorando noi stessi, miglioriamo il nostro mondo». Un abbraccio, Adam.